Buongiorno dottore. Buongiorno a te. Bene dottore. Trin 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 trin, suona la sveglia per te. Prego dottore. Grazie. Salute, grazie a te. A domani. Che pretty. Basta così, a domani. Buon latte caffè. Il nuovo dì ti porterà tante promesse e tanta fede. Buongiorno dottore. Ti sei mai fatto svegliare dalla musica? Tu? Beh, c'avevo una radiolina una volta. Errore. Uno si sveglia e poi l'accende? Eh no, deve essere la musica a svegliare te. Giusto, non ci avevo pensato. Allora, piscione, ancora in Svizzera? Ma non ti avevano cacciato via? Eh sì, dottore. Ma qui ci sono tanti italiani che si sono sistemati bene. Hanno aperto un negozio, un ristorante. Parlate tanto male di sto paese, eh? Poi quando si tratta di andarvene. Dovreste prendervela con l'Italia, che ci obbliga ad emigrare. Non con quelli che ci accolgono e ci sfamano. C'ha ragione. Del resto, se uno sta qui, deve anche adattarsi a fare qualche piccolo sacrificio. Heidi, scusa. Heidi, ti presento un mio vecchio e carissimo amico. Come ti chiami? Sempre Garofoli, dottore. Nino. Glad to meet you, Nino. È la sua signora? Questa? Questa è una mignotta, non la vedi? Ah, scusi, non ci avevo fatto caso. Thank you. Prego. Allora, di, parla, cosa vuoi? Almeno riavevo un permesso, non essere obbligato a tornare in Italia. Io te lo trovo il posto. Magari. Anche 100 se vuoi. Uno. Ma poi che ci fai? Il lavoro. Per fare i soldi? Beh, se è possibile, anche. I soldi non si fanno col lavoro, si fanno con i soldi, non lo sai? Ma se uno non ce l'ha, come... Quanto hai in tasca? Io? Ah, la mia liquidazione... Tirali fuori. Qui? Dai, forza, su, su. Con permesso. Mi scusi, sa, ma siccome me li porto appresso per sicurezza, tante volte non si sa mai, allora mi sono fatto ripostiglio da me con la Lambo, un po' provvisorio. Ma tu guarda, è curioso, eh? Me ne è andata la maglietta dentro la Lambo e allora si è imbicciata. Si riesco a... Non si può mica a brisa. Mi dispiace che stanno aspettando. Mo la sgaro. Eccola. Ma che... Ho rotto pure la camicia. Eccoli qua. Ecco. Adesso ti faccio vedere io come si fanno i soldi. Sì. Se indovini raddoppi, se no perdi tutto. Ah. Io bevo questo al mattino. Ah. Cos'è? Tè o caffè? Ma forse... Forse? Forse è meglio che mi ridai i soldi. Lo sapevo, non hai coraggio. Torna a lavorare, va? È il mestiere tuo. Caffè? Elvezio? Vi? Conta i soldi che hai e pagalo. Oui, monsieur. Oh. Visto? Hai vinto. Ma se non si è mai via per te... Vincevo io. Svelti, svelti. Devo correre a prendere moglie e figli. E tu sparisci, eh? Quando torno la casa deve essere sgombra. I know. Allora? Finito? Sì, ecco, fatto, dottore. Dai, su, vieni con me. Subito. Pronti. E adesso che fai? Te le rimetti al culo? È il posto più sicuro che c'ho. Sei tutto da rifare, amico mio. E mi rifaccia lei, dottore. Allora accompagnami all'aeroporto che poi ci penso io a metterti i soldi in banca. Magari, la ringrazio. 20, 40, 60, 71. Sarà